Questo programma è presentato da Villaggio Rashada, Castel Sardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, GenWeb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio. Se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando attorno alla tradizione, come un colombo attorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben assestato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là. Ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che solo la paura che inquina uccide i sentimenti? Le anime non hanno sesso e non sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti. Ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina. Che giorno! E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là. Se chiudi gli occhi un istante, ora è fini dell'immensità.
Che meraviglia, ragazzi, uno dei brani più belli, veramente. Questo è un brano meraviglioso, giusto, Ertilia? Un grande omaggio a Lucio Battisti. Assolutamente. Bravo. Con il nostro cantautore che abbiamo già incontrato in altre puntate di A Tambur Battente Show, che è Nico Maraia, che questa sera ha voluto invece rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani. E naturalmente accompagnato dalle ragazze. Noi salutiamo anche Francesco Darda, il nostro regista, e il nostro responsabile tecnico Thomas della Corporation Tassinari. Salutiamo anche le ragazze che sono Valentina, Priscilla, Flavia. Eccole qua, allora arrivano da Roma e adesso andiamo a conoscere invece i nostri ospiti. Vabbè, insomma, è tornato l'amico Stefano, l'amico Cino. Goran, grazie mille Goran. Però la scorsa settimana tu hai cantato una canzone bellissima, di una delicatezza, però molti ci hanno chiesto come mai Goran non canta il suo pezzo, insomma, famoso. Perché la mia religione me lo vieta. La tua religione ti vieta di cantare? Sì, però sì, dai, dopo un pezzettino, dai, una frasetta. Sì, no, più che altro perché dopo per voi è nuova, cioè, è un ricordo, per me dopo 35 anni che lo fai tutte le sere in concerto, cioè diventa veramente uno stress. Sì. Senti Stefano, questo è uno dei brani più belli di Mogol, Mogol e Battisti. Sì, beh, che dire, ne hanno fatti tanti molto belli, è difficile dire qual è il più bello. Per ognuno di noi c'è il più bello. Tu hai lavorato anche con Mogol. Io ho appena finito la prima biografia insieme a Mogol, cioè un libro ideato da me e scritto da Mogol, cioè in cui lui racconta tutta Fra la vita. Fra 90 anni farà la seconda biografia. Sì. Quindi se vuoi sapere anche qualcosa. Sì, dopo ci arriviamo, Senti, invece Piera Vitali, che è stata nostra ospite alcuni anni fa, questa sera, che dopo poi parleremo, ci sono delle sorprese, invece tu questa sera hai portato, noi vogliamo che le donne si difendano, perché ci sono dei maschietti violenti, e in che modo si possono difendere? Tu chi hai portato questa sera? Una campionessa del mondo? Sì, intanto il linguaggio del corpo ci racconta e quindi ci porta eventualmente a una difesa, perché in base a come ci esprimiamo anche col corpo possiamo diventare prede o meno. Io stasera ho portato quella che è una collaboratrice, perché abbiamo creato insieme EDA, che è un progetto, Emotional Defense Academy, e ho portato una campionessa mondiale di Jiu-Jitsu, Linda Ragazzi. Quindi lei è campionessa mondiale? Sì. È anche molto carina Linda. Linda Ragazzi. Ma scusa Linda, quindi mi hai detto prima che non ti è mai capitato. Ma però se qualcuno si avvicinasse a te con, vabbè, a parte che sei campionessa mondiale, becca male, però qualsiasi donna si può difendere da... Assolutamente sì. Bastano poche tecniche. Bastano veramente poche tecniche, qualche accorgimento in più e chiunque può imparare veramente a difendersi con poche tecniche, accorgimenti e trucchetti, richiamo io. Tipo adesso, vabbè, qui c'è... Usiamo lui per la dimostrazione, magari. Cioè, no, beh, dopo mi fai male, dai, sono delicato. No, beh, basta. Quindi bisogna andare in palestra, imparare queste... Ma in palestra, cioè non è necessaria una palestra con attrezzature particolari. Una sala, vabbè, più che bene, e pochi accorgimenti, come ad esempio essere coscienti di dove siamo, cosa stiamo facendo, cosa ci sta succedendo attorno, ed evitare che qualcuno entri nel nostro spazio intimo, che è lo spazio più vicino a noi. Quindi ecco, vabbè, Porello è il tuo fidanzato comunque, cioè nel senso che non il tuo fidanzato, lui vabbè si avvicinerà, però ecco, se una persona, uno sconosciuto, si avvicina a 3 metri, 2 metri... intanto inizia a accendere le antenne. Ecco. Ok, no, beh... E tu cosa fai se uno si avvicina troppo? Vedo di o lasciarlo fuori... Quindi riportarlo al suo spazio, nel suo spazio, oppure se entra troppo vicino a me poi dovrò prendere provvedimenti. Non a caso, su quel libricino, la copertina, ecco, è proprio una mano che riporta le persone al proprio posto. Ed è un gesto che io insegno alle ragazze, alle donne e non solo, comunque anche agli uomini nelle nostre lezioni pratiche, ma anche la mia collega dottoressa Vitali insegna a livello mentale, a riportare le persone. E a livello mentale come si fa?
Lo spazio è sempre lo stesso, quello da rispettare. E mentre la dottoressa Ragazzi insegna, e quindi forse sembrerebbe più immediato, lo spazio che intercorre tra noi e l'altra persona, e lo spazio può essere anche visivamente immaginato come spazio mentale. Quindi se una persona ci fa una domanda particolare, entra a far parte della nostra vita quando nessuno gliel'ha permesso, ecco che allora sta entrando nel nostro spazio di vita, nel nostro spazio emotivo, magari chiedendo a una bella ragazza dove abito, il numero di telefono o qualche informazione sulla vita e sulle abitudini della giornata. Ecco che è come se si avvicinasse troppo alla nostra intimità e quindi ci deve mettere in allerta, magari chiedendo particolari che possono poi arrivare a quella che è la nostra identità, anche se noi non la comunichiamo. Quindi avere un comportamento di carattere verbale e anche strutturale per quello che è la persona, quindi nel linguaggio non verbale, aiuta a prevenire quelle che sono comunque le invasioni. Quindi imparare ad avere un linguaggio che riporta le persone al proprio posto e ad avere un comportamento non da vittima, ma chiaramente da persona vincente, da persona con una certa autostima. Ovviamente il malintenzionato si dirigerà purtroppo d'altra parte. Secondo te, Goran, perché oggi gli uomini sono così violenti? Ma secondo me per un'insicurezza di fondo. Io penso che da cent'anni a questa parte, da prima anche dall'Ottocento a questa parte, gli uomini pian pianino hanno perso la loro sicumera, la loro sicurezza, avevano dei punti fissi, ed essendo da sempre, io ne sono convinto, le donne molto più intelligenti e molto più avanti come livello di cioè noi siamo molto più vicini alla scimmia, infatti cioè, lo vedi, appena c'è qualcosa che non va ci diamo un sacco di mazzate. Le donne lo fanno verbalmente inizialmente, poi si accapigliano anche loro, eccetera, però sono veramente a un livello evolutivo superiore. Quindi l'uomo aggredisce perché un po' si sente scalzato del suo ruolo. Secondo me il problema, cioè un uomo non dovrebbe arrivare mai a una violenza verso una donna, proprio anche perché fisicamente normalmente non c'è gioco, che significa che ha un'insicurezza di base, è un debole che lo fa, una persona forte non lo fa. Senti Cino, tu la scorsa settimana hai raccontato questa storia incredibile che ti è successa. Perché incredibile? No, incredibile, sì, normale. Molte persone. Cioè una morte avvenuta realmente che ti ha portato a vivere in una dimensione che è quella che poi vivremo tutti. Infatti non la chiamo morte. Vita dopo la vita. C'è vita dopo la vita, è questo che cerco di far arrivare a... Ma in vita, fra tutti i personaggi che hai conosciuto, chi è che ti ha lasciato un ricordo incredibile? Tu hai conosciuto tutti i più grandi personaggi del mondo della televisione, della cultura, partendo da Giorgio Strehler, Umberto Eco. Un personaggio che ti ha colpito. Prima di tutti, mia madre, perché io vengo da una mamma meravigliosa. Mio padre e mia madre erano del più bel paese del sud, che si chiama Maratea. E allora, da allora a Maratea si doveva andare via a cercare lavoro. E sono partiti e sono arrivati a Ventimiglia. Lì per fortuna si sono fermati. Altri sono andati in Francia, altri andavano negli Stati Uniti, si sono fermati lì. Mio padre faceva quello che si chiamava lo stagnaro andava benissimo e ha speso tutti i soldi che aveva guadagnato per le apparecchiature così, e a Capodanno del 1905, non lo dico perché sennò poi viene fuori anche la mia età. E io non dico più l'età, dico i mesi. Ho 1057 mesi, ho 1073 mesi. Cosa succede? Succede che va al bar, era Capodanno, gioca con gli amici, aveva 27 anni, gioca, fa così e muore.
lo portano a casa e così. Mia madre si trova vedova con una bambina di 5 anni, io che dovevo ancora nascere. Lei si mette a lavorare, riesce a trovare il modo di fare qualche cosa, poi diventa da un medico infermiera. Ciò nonostante riesce a farmi andare al liceo classico, farmi andare all'università, e questa è una cosa fantastica. La prima donna importantissima della mia vita è stata la tua moglie. Storie poi, di grandi donne, come raccontavamo anche un po' prima. E poi sono arrivati... il fatto è questo, che quando io sono arrivato a Milano da studente universitario, e ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, perché io amavo molto il teatro e la mia passione era diventare regista teatrale. C'era il piccolo teatro allora tenuto dallo straordinario Giorgio Streller, hanno fatto una scuola d'arte drammatica, hanno chiesto a tutti i ragazzi, i giovani italiani, di iscriversi, si sono iscritti in 1 migliaio, ne dovevano scegliere 15. Mi sono iscritto anch'io e incredibilmente ti hanno preso. Sono stato preso, senza dire niente a mia madre, perché se l'avesse saputo si sarebbe... E non le ho detto niente, assolutamente. E lì dopo è partita tutta la tua carriera. Il grande Cino. Allora, ritorniamo dai ragazzi. A me piace molto dire ragazzi di Roma, perché questo programma è internazionale, vengono artisti un pochino da tutte le parti d'Italia. E adesso ci presentano questa volta un inedito, perché abbiamo parlato del cantautore nostro ospite, che è Nico Maraia, questa volta appunto con un suo pezzo che si chiama Leopardi Luna Blu. Vedi, lui è così, è Leopardi, un po' poetico, un po' vero, spirituale, sì, Leopardi. Stesso perdono, se spesso mi perdo in dettagli di vita o inseguendo una nota che sento nel vento. Perdono, se spesso ti chiedo perdono, se non sto a sentire, non so recitare, né finger d'amare che tanto lo canto. Ti sorrido intanto, il vento gioca un po' più in là. Sorriso, la neve col sole, le tante parole, i racconti, mi incanti, perdono, se poi mi incupisco per, se un re mi
trista, ma sono segreto, confesso, risuono in fondo a me stesso di rime rubate, parole svanite, rinchiuse da ninfe sfiorite in un cordale. Celebrità. L'ecologico che nasce vegetale, vegetale che diventa riciclabile. Grazie mamma. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. Whatever you make to happen.
meraviglia, ragazzi. Fratelli Cacciaguerra, rock trio. Sono tre fratelli che arrivano dal sud. Fantastici, fantastici. Dalla Sicilia, no? Siete siciliani. Grande rock qui a Tambur, battente show. E adesso Born torniamo dai nostri, ospiti. Al nostro salotto. Senti, però tu, dottoressa, quella... quando tu venisti alcuni anni fa, tu ci avevi deliziato anche perché te sei una delle poche al mondo che sa leggere l'orecchio. Sì. Hai scritto anche un libro di fisiognomica. Esatto. Io vorrei che tu leggessi l'orecchio del maestro Salvati, che è vicino a te. Beh, insomma, tutte le parti del corpo concorrono in quello che è la lettura poi voglio vedere Goran, che dopo è il mio orecchio, non sarebbe carino anche quello di Cino. Comunque, prima è Salvati vicino a te per non... Io non sapevo. Non sapevi. Però le orecchie sono pulite. Sì, no, ma tu non... che orecchio ha il maestro Salvati? Questo è l'orecchio del condottiero, l'orecchio che ha l'elice e l'antelice, sono proprio sullo stesso binario, quindi è una persona che calcola il punto d'arrivo, l'obiettivo, già dal primo momento in cui si avventura in una situazione. Quindi un orecchio che dà stabilità e che dimostra comunque che alla base c'è un calcolo, una persona calcolatrice. Che in senso buono, naturalmente, senso buono, perché deve organizzare le truppe, deve studiare la... Io personalmente non conosco la vita sua. Qui non ti diciamo nulla. Ma poi bisognerebbe guardarlo bene, vedere anche i particolari dell'altro, perché... Un orecchio significa una cosa. Io mi posso anche girare. Sì, ecco, girati così. Facciamo proprio una dimostrazione. Lei non è mancino. Quindi, io sono mancino. Ecco, perché avevo notato da questa parte che c'era un riflesso rispetto all'orecchio corrispondente. Allora, vediamo l'altro orecchio. L'altro orecchio, quindi, che viene visto esattamente in maniera contraria, porta un piccolo neo su questa psicopiega, si chiama, cioè... Una persona comunque che nell'ambito delle sue emozioni riesce a confluire quelli che sono i pensieri più potenti in un unico momento. E mentre tante persone necessitano comunque di diluire nel tempo i pensieri molto importanti, quelli che comunque appunto arrivano all'obiettivo, questa persona è una persona capace di unire i pensieri più di spessore insieme per creare veramente una potenza. È una persona con delle qualità notevoli. Ma che lavoro fa lui? È un condottiero, quindi conduce qualcosa. Quindi coordina. Coordina, conduce e riesce a vedere l'obiettivo prima ancora di percorrere la strada. È un obiettivo certo. Sì, centrato. Lui fa il regista di videoclip. Non solo, anche regista, ma non solo, per esempio, come ha curato il libro di Mogol, e non solo, hai portato anche un grande artista alla Scala, un fatto unico nel mondo, vabbè. Ha scritto un musical. Si vede, non c'è niente di magico, tanto che è una scienza che deriva da un francese, da un noto medico, il dottor Noget, che... sull'orecchio proprio pensò che ci fosse un'impronta come quella digitale che lasciava un segno. In questo caso si legge molto bene quelle che sono le caratteristiche principali di questo soggetto, quindi, di questa persona. Quindi dalla nascita... c'era già un indirizzo per la vita. La storia è la solita, se uno riesce a seguire la strada, la propria natura... Anche e ha la fortuna di non essere ostacolato anche. Sì, certo, difatti questo è fondamentale. Nel mio caso i genitori fortunatamente mi hanno lasciato andare per questa strada un po' particolare, molto strana. Ed è successo. Volevo dire una cosa. Sono molto contento per quello che mi ha detto, ma anche perché mi hai di nuovo invitato in questa puntata. E ci tenevo a dire, perché sono un vero fan di Cino Tortorella. Di Cino Tortorella, una cosa che non è stata detta la scorsa settimana, che lui, oltre ad essere stato per lo Zecchino d'Oro, il mago Zurlì, è stato anche l'ideatore dello Zecchino d'Oro, lo si deve a questo signore. Ma c'è una cosa ancora più,
non dico più straordinaria di questa, ma che nel 1969, forse tu ti ricordi, sì, che successe una cosa, diciamo, straordinaria al mondo. Il 20 luglio del 69 ci fu il primo sbarco sulla Luna. Sulla Luna. Ecco, che fu la trasmissione più vista al mondo. Che c'era Stanio, Tito Stanio. Sì, ma no, al mondo, cioè, non solo per l'Italia, c'è al mondo, che fece centinaia di milioni di spettatori. In quell'anno lì, questo signore, con lo zecchino d'oro, con l'Eurovisione, fece 150 milioni di telespettatori. Cioè la trasmissione praticamente... Cino Tortorella. Sì, lo zecchino d'oro. Fantastico. Cioè la trasmissione ancora, ad oggi, più vista della nostra televisione. Più vista ancora dello sbarco sulla Luna? No, lo sbarco della Luna fu la trasmissione più vista in assoluta nel 69. Lui, nello stesso anno, al secondo posto nel mondo, ci fu lo zecchino d'oro con l'Eurovisione, circa 150 milioni di telespettatori. Bravo Cino, bravo, bravo. Ho fatto modestamente ho fatto qualcosa di meglio, però io per tutti sono solo quello dello zecchino d'oro. Ho fatto cose che io ritengo importantissime, per esempio io sono prima di tutto un gastronomo. A me piace mangiare bene. E diciamolo. Io ho fatto la prima trasmissione di gastronomia alla televisione Rai 1959, l'anno che nasceva Ertiglia. Fatto a Bologna, e io ero autore e regista, e era condotta da Corrado. Poi ho scritto sulla più importante rivista italiana, Gran Gourmet, e ho fondato dei giornali, ho fatto trasmissioni anche a Rete 4, così la gente, per quelli che leggevano su Gran Gourmet, per esempio, avevo 8 pagine, andavano a vedere magari il nome dell'autore e dicevano: oh, guarda, questo si chiama come quello che fa lo zecchino d'oro. Ecco, questo. Però un grande precursore, perché adesso la cucina in televisione è una delle cose più affermate. Io volevo fare una cosa importantissima. Parlavamo prima. E magari adesso la riprendiamo. Convincere il Papa a eliminare dai 7 peccati capitali quello della gola. Anche perché all'inizio del cristianesimo non c'era il peccato di gola. I vizi capitali erano 7, ma al posto della gola c'era il vizio della tristizia, della tristezza. Al XIII secolo un frate, che l'hanno fatto pure santo e che ho cancellato il nome così, aveva una pancia talmente grossa che dove mangiava gli avevano tagliato tutta la parte davanti per poter mangiare meglio. È stato lui a decidere di mettere il peccato di gola, e a un certo punto è successo che chi è che ha poi sottolineato quello che diceva lui, era padre il Papa Gregorio, che è stato chiamato Magno. Gregorio Magno. Ecco, per cui tutto torna. Io sono sicuro che se andiamo da questo Papa e gli diciamo questo, e invitando tutti i grandi chef a mettere qualche euro per i bambini del terzo mondo, che dire che quello della gola è un peccato, ti guarderebbero male, così sarebbe una cosa molto bella. Io penso che lo farebbe. Sì, ci andiamo? Andiamo. Okay, poi tu dopo gli farai un video. Prego Goran, adesso tocca a te. Vieni con noi. Perché tu, prego. Tu non vuoi cantare il tuo successo, però intanto io voglio anche ringraziare Linda e Alessio, che poi dopo sentiremo in chiusura, che così ci hanno regalato la tua presenza questa sera a Tambur Battente Show. Show.
Show. Ecco qua, cioè, però, un pezzettino fallo, è un brano insomma conosciutissimo. No, perché altrimenti Daniele non la smette, quindi sai che conviene. C'è il grande Stefano Salvati che adesso tornerà. Allora, Cino Tortorella l'ha appena detto, lui può fare qualunque cosa, ma rimane sempre, non si sa perché, il mago Zurlì. Esatto. È un po' la sindrome di Sean Connery, che per migliaia di anni è sempre stato 007. Esatto. Io ho fatto 15 album e continuate a chiedermi sempre questa canzone. Vabbè, io ve l'accenno. Sì, l'accenni. Allora, facciamo così. Sì. Ehi, ci stai a farti una risata, a vivere ogni tanto la tua vita, la giornata. E ci stai a far due passi insieme su campi di trifoglio, sotto cieli di cotone. Ci stai a fare un rock, portarlo per la strada. Ci stai ad essere sempre tu, qualunque cosa accada. Ci stai un po' per gioco a toglierti la gonna, a metterti nel letto con la gioia di essere donna. Ma ci stai, oh no, ci stai a questo gioco che sembra così poco, ma che invece non lo è. Il grande Goran Kuzminac. E adesso invece ci fai ascoltare il brano. Sì, vi faccio ascoltare un brano che dedico a tutti quei poveri musicisti che hanno calcato questo palcoscenico e che lo calcheranno. Musicisti che sono del tutto inaffidabili, infedeli. Donne, non vi innamorate mai di musicista. Secondo me non si lavano bene neanche dietro le orecchie. Goran! Si chiama Mercante di Niente, però i musicisti sono gli unici che ti danno qualche volta emozioni. È vero. Goran Kuzminac. Sono un grande creatore del nulla, un volgare guardone di stelle. Sono solo un viandante infelice che deve salvarsi la pelle. Il poeta che scrive le rime con l'inchiostro che puoi cancellare. Il pastore che chiama il suo gregge con uno stupido cellulare. Ma nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che l'amore non è una parola da gridare col nodo alla gola. E nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che per l'amore ci vuole coraggio, e una continua partenza non basta a fare un viaggio. Sono proprio un mercante di niente, il garzone che impara il mestiere, un visionario che toglie il malocchio, la ruggine dalle lamiere. Come un foglio di carta vetrata, uno sciuscià che ti lucida il cuore, un mendicante che cerca la pace tra silenzio, paura e rumore. Ma nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che l'amore non è una parola da gridare col nodo alla gola. E nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che l'amore non significa niente se parli, gridi o canti e nessuno ti sente. Che non vede la fine per un posto che ancora non c'è, pietra dura da levigare, il ricordo di un amore.
da dimenticare. Un attore che ha scordato la parte ed era proprio l'ultima occasione. Un passeggero di terza classe dimenticato in un vagone. Ma nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che l'amore non è una parola da gridare col nodo alla gola. E nessuno mi ha mai detto parole d'amore, che per l'amore ci vuole coraggio e una continua partenza non basta a fare un viaggio. Diciotto verdure coltivate in Italia. Buon minestrone Orogel, buono per natura. Non ti scriverò più niente, mondo brutto irriverente, che mi rubia tutte le ore la mia voglia di sognare. Non ti canterò più niente, vecchio amore impertinente, frughi dentro il cuore e che mi freghi anche il dolore. Allora, luna, luna blu, di qualcosa almeno tu, tu che resti lì da ore a parlar con le zanzare. Ma su, luna, luna blu, che da quando manchi tu non ti scriverò più niente, sarò stronzo e diffidente, neanche un pugno di parole né un biglietto dentro un fiore. Non canterò più niente, vecchio porco impenitente, perché chiedi al tuo dottore le pastiglie dell'amore ancora. Luna, luna blu, che mi tulli da lassù. Luna, luna blu, fai qualcosa almeno tu. Luna, luna blu, arrossisci almeno tu, tu che senti dentro il cuore un barlume di pudore ancora. Luna, luna blu, per fortuna ci sei tu, a scaldarmi dentro il cuore e a donarmi il tuo calore. Intransigente, il mio scritto ultimo e puro l'ho lasciato sopra un muro ieri. Ti mostrerò il mio cuore, mondo ipocrita impostore, e tu mi difendi, poi mi giro e tu ti prendi tutto. Luna, luna blu, tararira tararù, luna, luna blu, puoi fallire pure tu. Luna, luna blu, cosa scendi da lassù, sognerezze appassionate dei poeti disfigati. Luna, luna blu, silenzio non stai lassù, mentre qui mezzo rumore a ciangare di dolore. L'innocente condannato, l'assassino e il suo avvocato, il sorriso accomodante, il regalo per l'amante in tasca, le bugie, le frasi fatte, i provini, le provette, i lati, le ballette, le canzoni nuove. Sono arrivato a un artefatto che si metta a qualità. Dove cogli nel disfatto? Non c'è te, da punto perfetto. Sono fine, ma non mi indugio. Non ti scriverò più niente, tu divina e deludente. Ora lasciami dormire, non ho voglia di sognare. Luna, luna blu, stai tranquilla almeno tu, che sorridi da lontano ad un mondo che ti appare strano. Luna, luna blu, se puoi torna almeno tu. Ora dici devo andare per sparire in un albergo a ore. Luna inopportuna, per fortuna ci sei tu. Nico!
Bravissimo, bravi, bravi, bravi. A Tambur Battente Show vuoi presentare anche i tuoi artisti. Tra l'altro questo è un brano meraviglioso, Leopardi fra Luna Blu. Virgolette, Luna Blu. Eccoli qua, i tuoi artisti? Simone Massimi al basso, Andrea Fossa al violoncello, Fabrizio Rota alla batteria, Flavia Pasqui, Priscilla Bei e Valentina Polinori ai cori. Senti, ma a Roma come si sta adesso? A Roma c'è una temperatura abbastanza mite. No, no, dai, come si vive a Roma? A Roma si vive bene, è una bella città. È sempre peccato in Italia, che quindi... purtroppo... Vabbè. Ok, grazie mille. Grazie Okay. Grazie mille ragazzi, torniamo ai nostri ospiti. E voglio anche presentare, prima ci siamo dimenticati, un po' di Alzheimer da parte mia. Questo qui, allora aspetta, questo è l'ultimo lavoro del grande Nico Maraia, questo CD che sto presentando alle telecamere di Francesco Dardari, eccolo qua, sta andando molto bene, ci sono dei brani molto dolci, molto romantici, ma io so che anche a te il romanticismo ormai non... a voi donne non piace, però immagino. No, vabbè. Poi ci siamo dimenticati prima. Un po' di rock, cambiamo il romanticismo con esatto. Il rock. E quindi c'è anche il disco di Cacciaguerra rock trio rock. Con Corrado Cacciaguerra alle chitarre, Mario Balducci basso e voce e David Sabiu alla batteria. Eccoli qua. Noi li stiamo promuovendo e torniamo ai nostri ospiti perché a Tambur Battente Show ringraziamo Nicola Mauro Marino, si vede in tutto il mondo e quindi... è fondamentale ricordare e ringraziare soprattutto gli italiani all'estero e gli amici che ci guardano dalla Russia, dall'America e naturalmente gli italiani. Allora, torniamo invece, che è la cosa che ci preme. Nelle scorse settimane abbiamo parlato dell'amore, abbiamo parlato però a volte dell'amore malato, abbiamo parlato di femminicidio che purtroppo è in aumento. E quindi Linda, è fondamentale, secondo me, ogni donna bisognerebbe dare l'opportunità di andare in palestra, ma non per la questione di estetica, per imparare 4-5 mossettine di quelle... Sì, ogni donna, io dico sempre che dovrebbe avere un kit di pronto soccorso con quelle 4-5 tecniche che servono per prevenire l'aggressione. E chiaramente noi donne, come appunto dicevamo prima assieme, siamo un po' più minute, siamo il sesso debole e siamo fisicamente meno forti. E quindi dobbiamo cercare di non farci attaccare, non farci aggredire, non farci prendere e agire sulla prevenzione, prevenire un attacco, prevenire un avvolgimento, una presa, qualsiasi cosa. Senti, tu sei campionessa mondiale, in più hai vinto una medaglia anche per l'Italia... ai World Games, che sono le Olimpiadi degli Sport Non Olimpici, a Taiwan nel 2009. Caspita. E però sei campionessa mondiale, quindi ti devi allenare tantissimo, tutti i giorni. Sì, mi allenavo tutti i giorni. Perché mi allenavo? Adesso non fai più... Sì, ho dato l'addio al tatami da agonista a giugno. Però adesso... Che peccato. No, io... Alleno. Caro Stefano, tra l'altro uno dei tuoi tecnici è il nostro Thomas... Tassinari, della Corporation Tassinari. Cioè, è un... come posso dire? Tommy è il service. Il service che tu utilizzi quando... Sì, ma in grossissimi eventi. Ecco, tra cui il Festival Mondiale. Il Festival, che poi ne parleremo nelle futuro, prossime puntate. Va bene. No, ti volevo dire, dato che tu sei sempre... prepari casting, no? Sì. Per, certo che... Guarda gli occhi di quella ragazza. Ne parlavamo prima, è molto interessante. Sì. Quindi cosa facciamo? La chiamiamo i prossimi? Dipende solo da lei. Dipende dal fidanzato. Questo è un discorso maschilista. È vero? Mi sto avvicinando troppo sì, la tua area. Sì, adesso ti farà così, È vero o no? È maschilista o no? È vero o no? Che come dicevano prima, l'invadenza sia fisica, ma io l'ho fatta apposta per vedere se lei... Ma lo chi insegna, comanda lo fa. In casa tua? Chi comanda? Tu o il fidanzato? Ma tutti e due. Dai! Lei è campionessa mondiale. Cioè. Ma comanda lui lei. È per caso un campione di karate? No. Fa l'elettricista. No. Ma sto scherzando. È uno grosso, è uno cattivo. Sì, cioè fate a volte a botte, scusa se mi permetto. No. A volte facciamo a botte, mi lascia vincere a volte. Ah, ti lascia vincere? Sì, comunque... Allora non sei così pericolosa se ti lascia vincere. Non lo lascio vincere anch'io, insomma. Ah, ecco, quindi, quindi non siete mai arrivati al limite? No, non siamo mai arrivati. Non vince mai nessuno, in realtà. Ah, quindi sono lotte così. Sì.
finte. Senti, ma invece l'incontro fra Mogol, tu che appunto hai curato questo libro, fra Mogol e Battisti, come è nato? L'incontro come è nato? Ma è molto interessante, perché come si parlava prima degli incontri dei sé, Mogol ai tempi era già un personaggio importante della musica, parliamo del 65-66, cioè aveva già vinto un festival di Sanremo e scriveva per i cantanti più famosi dell'epoca, da Bobby Solo, Celentano, Rita Pavone, Morandi, eccetera, eccetera. Quindi era un big. E tra i tanti amici aveva un'amica, tra l'altro bella, perché Mogol è sempre stato attratto dalle donne, dalle bellezze femminili, che era una discografica francese che in quel periodo viveva nel nostro paese. Sai con chi? Non mi ricordo, ecco. Con tale Cino Tortorella. Ah, vedi? No, veramente. Siamo stati, tutto torna a vedere con Cino. Siamo stati 5 anni insieme. No, questo è uno scoop, eh? No, cioè, con chi? No, scusa, con la discografica di Battisti. Christine. Certo. Ma dai. In realtà Christiane era il suo nome. Però incredibile, questo non lo sapevo, pure avendo curato il libro. Succede solo qui a Tamburo Battente. Sono stati 5 anni insieme. Prima della moglie. No, aspetta, questa no. Non era la moglie, questa era l'amica di Mogol. No, prima che lui si sposasse con sua moglie. Sì. Vabbè, certo. Un altro scoop. Ho capito. E poi mia moglie mi ha obbligato a cambiare casa quando poi sono stato con lei, perché c'ero stato 5 anni con Christine. Hai capito. E quindi qui abbiamo una persona che può dire come sono andate le cose. Guarda questa, che casualità. Christine, cioè la fidanzata allora di Cino Tortorella. Era fidanzata. Ah, più di fidanzata. Era marito e moglie. Io ero ancora vedovo. Ma tu di donne ne hai avuto, Gino Tortorella? No, ho detto, c'è più che, ho più detto che una parolaccia, sposati. Perché io avevo divorziato con la mia prima moglie. Ah, ok. Ha detto vedovo. Per cui non potevo sposarmi con Christine, perché allora non c'era il divorzio. Certo. Ecco. Però siamo stati insieme. Però hanno vissuto insieme. Scoop, questo è uno scoop. È uno scoop, è vero. Okay. Allora, succede questo, che con la moglie fidanzata d'amore di Cino, che era fissato con questo giovane cantante di 19 anni, non cantante, autore, attenzione, convince Mogol, impegnatissimo, ad ascoltare questo giovane autore. Bene, un giorno Mogol dice, va bene, portamelo, ma questo giovane autore arriva da Mogol per amicizia. Solo per quello, perché assolutamente non l'avrebbe mai sentito. Allora arriva, addirittura questo giovane cantante che si chiamava Lucio Battisti arriva con la chitarra acustica, già pronto per far sentire dal vivo le sue canzoni, e canta due canzoni a Mogol. Mogol pensa dentro di sé, che schifo. Ma chi mi ha portato? Esatto. Una cosa tremenda. Però per gentilezza, quando a un certo momento Battisti finisce, non gli dice che schifo, perché c'era questa parte, cioè sicuramente persona deliziosa, e quindi per non per dire fare una brutta cosa per l'amica, dice al ragazzo, beh, insomma, sei ancora un po' grezzo, sei ancora immaturo, insomma, ci vuole ancora del tempo. E Lucio Battisti disse a Mogol, maestro, lei ha ragione, io sono qui per questo, per me sarebbe un grande onore riuscire a fare qualcosa con lei. Mogol rimase colpito da queste parole e disse a Lucio Battisti, tentiamo di far qualcosa insieme, domani torna da me e proviamo a scrivere insieme una canzone. Lucio Battisti torna e la prima canzone che scrivono insieme in 15 minuti è Per una lira. Il giorno dopo Mogol fa ripassare Battisti, perché dice Per una lira è una canzone carina, e il giorno dopo scrivono una canzone che diventerà memorabile, 29 settembre. E da lì Mogol dice, va bene, ho capito, resta qua, adesso lavori per me.
Senti, noi siamo in chiusura. Intanto, se mi portate il CD al nostro ospite, se glielo portate. Ah, ce l'hai già, perfetto. Noi vogliamo ringraziare, siete stati carinissimi. Ecco, c'è un numero, un'email dove poter in qualche modo contattare naturalmente la dottoressa e anche abbiamo un sito, Piera, un sito dove naturalmente contiene tutto, che è www.doppiadifesaeda.it. Ecco, adesso Francesco metterà il suo impressione. Grazie. Stefano, mi hai promesso che la chiami a fare un casting, eh? Senti, ma qual è una cosa velocissima? Tu hai avuto, da quello che abbiamo capito, delle donne bellissime. Tra l'altro devo dire che anche tua figlia è molto bella, Chiara. Beh, che oggi lavora... Ho preso tutto dal padre. Ecco, che lavora a Radio 101. Sì, ma lei ha fatto molta televisione. Molta televisione, sì. Io sono amico con Chiara. Ti volevo dire una cosa. Come si fa per conquistare una donna? Qual è la tua... Veramente io non lo so. No, non facevi... Sono sempre stato conquistato. Conquista, lo sapevo io. Per cui non so. Lo sapevo. E questa è la cosa più facile. Lo sapevo aspettare. Io. Allora, adesso andiamo dal nostro ospite. Ringraziamo naturalmente la regia di Francesco Dardari, la Tassinari Corporation, Thomas responsabile tecnico. Io vorrei ringraziare Nicola Mauro Marino e i nostri autori, ma sono tantissimi. Maria Teresa Lanzetti, Angela Telloli. Silvia Mazzoni, Graziella Lanzetti e Maria Rosa Postorino. E adesso Azzari è Alessio che nella scorsa puntata ha cantato insieme a Goran, è un grandissimo artista e quello è? Un bravo cantautore che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare, che Ci amino gli altri è il suo album, la sua seconda creazione, e c'è proprio un brano che adesso ci dedicherà, tratto da questa fatica discografica, che si chiama Dici di non pretendere. Guarda che lui è un'enciclopedia della musica, se tu gli fai una domanda, siamo usciti una sera con Stefano e lui sapeva tante di quelle cose su Mogol, su Battisti, sulla musica italiana. Ma non sapeva che Cino Tortorella era fidanzato con la fidanzata di Mo. Ma guarda un po'. Signori, alla prossima, vi lascio con il grande Alessio Creatura! Viva l'Italia! Dici di non pretendere, così da non offendere, ma le cose che non ho, quelle non le restituirò. Potrebbe anche dipendere dal mio continuo spendere per le cose che non so e che non servono. Non voglio più sorprendere, tu non lo puoi pretendere. Io sono quel che ho nello stomaco. Non voglio più dipendere dal tuo continuo spendere per i sorrisi che non do e che non userò. Non contraccambierò, no. Vorrai da me una risposta quando c'è. Vorrai da me una carezza quando non è. Questo ti basta.
pretendere, così da non offenderti. Questo programma è stato presentato da Villaggio Rashada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Di Tutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi, Rocattol Music Sound Studio.